go 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 bomboni. Allora, in realtà oggi sarebbe serata VR, sì, però c'è Lenina, arriva a mezzanotte. E mi avevano detto che sto gioco era quasi finito, quindi this place looks like a fucking death trap. It's just old. And I guess nobody else thought to come out here and keep Mojito. Well, let's get this over with. Looks like the storm's headed back this way and I'm not in the mood to stand around outside and all that mess. Infatti non ci sono i Metal Gear qui davanti, ragazzi, vedete, non c'è. Perché sono già lì. Vi stanno già aspettando sopra il letto. No, che l'ultima volta per trovare un numero si è rotta ogni possibilità di salvezza per questo gioco. È Jasperino. È proprio lui, è Jasper Cricks. Dici dov'è il tesoro, maledetto. No, io non sento un cazzo, il volume è a 100, 100, 100, capite cosa vuol dire avere il volume a 100 sparato nelle cuffie e non sentire un cazzo? Allora, on a hill where only there you're able to hear your rustling leaves, you will find what you're looking for. Quindi in una collina dove le foglie fanno troverò ciò che cerco. Cerco la combinazione. Sarà lì dove c'è quell'albero? E tutti questi casini perché qualcuno aveva i succhini da lanciare alla vecchia, esatto. O meglio ancora, perché la vecchia ha assemblato una stanzetta per un neonato e non ha comprato i succhini. Come fa a mettere una stanza da neonato senza succhini? Io veramente non ho parole. Qualcuno vede dei numeri. Sono le uniche foglie queste. In tutta questa mappa. Possono essere solo qui. Forse dobbiamo contare le foglie, ragazzi. Allora, una, due, tre, quattro, cinque. L'ho già contata questa? Devo ricominciare. Uno. Uno, nove, nove, sette. Ma non c'è da fidarsi che sia così facile, però. Vedo altri segni in sottofondo. Sono anche 2-2. Ci fidiamo, uno solo 1-9-9-7. Nella cameretta di Wolfie non c'è Marlboro, ma mica la sigaretta. Il mostro di Final Fantasy. Ecco chi ha fatto quella chiazza sul muro.
Ok. È una cameretta di golf, non c'è Malgioglio, no? Oh, damn. Se l'è mangiato Malgioglio, Wolf. I can't say goodbye to Wolfio, my friend. Ciao, porca! Find a way into the house. Scusa, ma il basement in teoria è già considerato casa, quindi già ce l'ho fatta. Find a key. Per colpa di chi? Quanto è porca quella vacca. I can say goodbye to Vanina, my friend. Easy anche questa, strano. Investigate the source of the sounds. Bello che in questo gioco non ci sono stati altri personaggi se non loro due. Cioè il gioco con... Oh, guarda, un personaggio! Made it. I didn't know if she would let you. But you made it. Who the fuck are you and what are you doing here? You should ask your sister that. Martha, what is this? È il tizio che ha ucciso tua madre. What is he talking about? Lo so perché c'era soltanto lui come altro personaggio. Come il padre? What the fuck? What, this fucking corpse is our father? How long have you been here, Dad? It depends on what you mean by here. Long time, I suppose, but time is a funny thing here. Seems like I just saw you yesterday. Oggi saluto solo che Nino, non c'è. Don't you call me that. You lost that privilege when you killed Mom and Mikey. When you tried to kill me. No, colpo di scena era lui. She made me. I had no choice. I mean, Grandma, right? You want me to believe that she forced you to pick up a shotgun and... Spent so much time regretting it. If I would have known, you know, don't you? I can see it in your eyes. She talks to you too. It's so hard to block her out. Marty, what is he saying? I don't understand. It's nothing. Oh, eccolo che Nino. Bay. Devo darti ciò che vuoi, che Nino. I'm old, and this house has become my prison. Look, man, you may be my sperm donor, but I don't know you. And I don't trust a goddamn thing coming out of your mouth. Son. Va bene. When your mother told me that we were expecting you, I was overjoyed. Never meant for you to suffer what you've been through. All my life I dreamt of meeting you. That someday you'd show up and answer all my questions. Make me feel less alone in the world. And now... Fuck! Look, you have every right to be angry with me. To hate me. You both do. There's no way I deserve your pity or even forgiveness. Damn right you don't. The only reason I fought, the only reason I'm still here is to tell you the truth. La truth, grazie. Warn us. Of what? Your grandmother. I know you think she's gone, but she isn't. She never has been. She just changed. She's dangerous. Yeah, Grandma was fucking crazy, but I doubt she was immortal. Sit down. Sit down, or I swear to God I'll put a bullet through your skull. You'd be doing me a favor, son. No need for the theatrics. I just wanted to give you something that may help. I kept this hidden from your grandma for a long, long time. Now that you're here, I can finally be rid of it. We don't want your help. And we sure as shit don't need it. Oh, but you do. Once you set foot in this place, you were put under its curse. You can't leave. Not until you break her grip on this place. Bullshit! Piece of shit! Come on! Martha, come help me! It's useless, son.
Martha, a little help here, please! Oh, Norman. You were always a failure. Even your little tricks to keep me away have failed. I'll never let you take them. Martha! You have no power here! The time has come for you to accept your fate. This is what you were always meant for! No! Questo ha aspettato 18 anni per poi morire così come uno stronzo. Cosa si fa Tomatino qui? Che cazzo succede? Oh, le 23:42. Tomatino, tutto bene? Sei a casa domani? Il tuo giorno di riposo? Ti hanno dato una ferie? No? No, Tomatino, quello te lo posso dare solo io, eh. Vai a te, mi tradisci. E poi perché Saruman? You have no power here? Oh no, iniziano i trip mentali, ragazzi, ecco che Steven. I trip mentali. Finalmente vedevo l'ora che lo giocavo. Ma sta clippato dentro la vasca, ma non l'ha rotta. Meno male che è sottotitolato, cazzo. Lo stavo per dire io, adesso sono le birre di Moro. Cominciamo con le munizioni a terra e sta cazzo di frase, perché continuerò a cliccarle. I don't need to worry about it right now.
Cos'è che mi ha mostrato? Già dimenticato? Questa porta che si apre, questa? No, la prima. Questa? Non è vero che Nino, stai mentendo! Meriti qui vedere questo, cazzo. E qua il candeliere, mi viene fatto un cazzo il candeliere. Becca! Ah, devo aprire Joy to Key perché sennò non posso fare la schivata con il cerchio. Guardate come cazzo siamo ridotti. No, non ho salvato ieri, quindi non ha salvato che io ho messo quella cosa. Turuduru, come si chiama sto gioco? Stray Souls. Come Overwhite? L'ha salvato allora? Mi sta mentendo! Che bugiardo di un gioco! Sì, ma non va! Mi prende per il culo! Ok, Alessione! Ah, Alessione. I don't need to worry about it right now. Oh Gesù, non sto cliccando le munizioni. No, la candela. No, non la mette, non gliene fotte. Ragazzi, qualcuno mi spiega la logica per cui giochi come questi comunque riescono a diventare famosi più o meno? O comunque a farsi vedere? Illuminatemi, vi prego. Pagano qualcuno, secondo voi? No, ma era già... Ragazzi, sto gioco era già pubblicizzato prima ancora che uscisse, quando la gente pensava che fosse un bel gioco. Per quello chiedo. Grazie al cazzo che adesso ci mema, hanno speso 30 euro, quindi ormai... Red, dove sei? The party. The party. Oh no. I don't need to worry about it right now. Mannaggia la puttana. Thank you.
don't you just fucking die? È appena cominciato a sparargli, dagli tempo di morire almeno, poraccio. Ma non è vero, è ancora tre caricatori di troiate. Non insultare Santana così. Non paragonare Santana a queste cose. Anche lui dei sentimenti. Che cazzo. No, Naitino, non mi dire, sono randomiche. Tu sei il trono di spade, che nero. Dove devo andare? Non dirò a cosa somigliava a quello, ma l'avete pensato tutti. No, no, l'ha detto Daniel, l'ho sentito. Oh, torno indietro, non c'è strada lì. Non c'è strada manco indietro, ragazzi, è finita. C'è un mostro lì, ma no. Che sia un mostro buggato, doveva essere qua, invece è finito lì.
Ce ne so altri però. God damn it! No, non è possibile. Ma questa gente qua a quest'ora che ci fa? Che succede? Che Nino, ma lo vedi anche tu? Non può essere vero. È venuta a ritirare il Gotti. Ieri abbiamo fatto un sondaggio, Ciro, e tu eri tra le opzioni del Gotti. Hai vinto tu, Arancino. Cucù. Non capisco perché lei continua a parlarmi, ma mi sa che è a caso. Che cazzo faccio? Non c'è niente. Molto in forma, governatore, stasera, ragazzi. Ed è appena mezzanotte, sì. Capisco. Non c'è nulla. Non c'è nulla e non posso fare nulla. Ciao, Grissone. La lanternina? Cioè, ok. Importante che ci sia la lanternina. Niente, prova a ricaricare il save, però dovrebbe essere buggato perché non si spiega. A volte non capisco, muore con 3 colpi in testa, a volte 4, adesso 5, boh. Ma era pieno di mostri qua prima. Ah!
Niente, mi ha preso. You, freak! Guarda a destra. Perché tutta questa rabbia nel titolo della live? Oh oh. E ride. Mi sembra peggio di prima, ragazzi. Mi sembra siano arrivati meno mob. Non è che ci sono mob buggati nella mappa. Oh oh. Oh oh. Ma da quando si arrampica? Ma da quando si arrampica? Ma non sa arrampicarsi lui. Vabbè, si arrampica, ragazzi. Sì. Ti ho detto di sì. Sì, adesso mi direi che sa saltare il personaggio. Eccola. Roba che non è mai esistita fino adesso. Ma sta volando, ma... €30. Cioè, io non rompo mai i coglioni per il prezzo, ragazzi. Sapete che sono quel primo che dice alla gente di non cacare il cazzo, di comprare, giocare e basta. Però figa. Dai, è un cazzo di indie di itch questo. Se è meglio di Silent Hill ci vuole poco. Ci voglio uno studio dietro. Ma non vale comunque €30. Ma sono dall'altra parte dei tronchi o mi fa risaltare? Sono dall'altra parte in teoria, no? Non ho capito un cazzo. No, no, sono dall'altra parte. A saltare, non salta manco più. Ma guarda come sta andando giù. Ma c'era un'animazione del salto. Alexino. Thank you.
giuro che sta parte non la sto capendo. Sarà da saltare di nuovo sopra qualcosa. Ah, c'è da strisciare adesso. Ma non le ho mai fatte per tutto il gioco sta roba. Io come devo capire che mi può fare? Oh! E dopo 6 ore di gioco siamo sul finale. Qua tirano fuori roba nuova adesso. Se l'ha meritato, per meno. È un best game. Everything in this place, I thought this would work. Wait. Holy shit. Mom? What is happening? I came when you called me, son. Ma dove l'hai vista tua madre? It doesn't matter. Listen, I have to tell you something, and there may not be another chance. Your grandmother isn't what she appears to be. She is only a small part of what is to come. They needed her to complete the summoning. Summoning? What are you talking about? The darkness within you. They want to call it out. If they succeed, everything you know and love will be lost. Who is they? I don't understand any of this. Who they are isn't important. It only matters that you don't let them change you. Oh no, la vecchia. Aiuto! Che cazzo? Come where are you? Ma mi hai appena menato! Sì, ma è fottutamente stretto! Ma come faccio ad affrontarla qui? Time to die, asshole! Oh no. C'è Celenina. No, Celenina, che cazzo dici? Non far casini, maledetta. Niente. Ma niente. Che Nino puoi venire in chiamata per il war. E niente. Non c'ho un cazzo di preparato stasera adesso. Lascia stare, Celenina, chiudo la live, pazienza. Finiamo giusto sta roba. No, non ti forzare, Celenina.
Sta schivando senza neanche volerlo. No, è che c'è tutta la camera che è settata per il VR. Ho messo un'ora a mettere tutti i cazzo di Metal Gear, quelle troiate lì. Ci metto un'altra ora a rimetterli a posto. Madonna, che palle sto mostro buggato. Cosa rimane lì? Sette meno. Tu sei sempre assente anche quando ci sei, Nightino, tranquillo. Ciao, bombone. Celenina, proviamo a chiedere a Vannina se c'è in caso. Ma basta con queste transizioni di lei che cade. Ma Vannina morde, non mi piace. Anzi, potete dire a Cele di riposarsi che sta poco bene, vuole venire in live per forza. No, Celenina, lascia stare, dai, trovo qualcos'altro. Se non c'è Vannina, dai, cambierò, faremo qualcosa. Non so cosa, faremo qualcosa. Oh no. Preoccupare, velenena. Rimani in piattina.
Faccia delle animazioni questo quando muove la testa, mannaggia. Gna, non morire, Gerenina. Madonna, li odio sti mob. That's what you get for being ugly. Troppa vita hanno messo a sti mob. Finalmente. E niente, ne ha mollato un altro. Meno male che ci ho pensato, va, se no... Sì, ma non col mostro qua. Jesus Christ, it's huge! You got this. Che sono ste ombre? Dai, non ho colpi per ucciderli entrambi, mo. Lo sapevo io che prima o poi le avrebbe messe male le munizioni, almeno in una zona. Ne ha sempre messe troppe, ho detto, ma ti pare che... Sarà stato così bravo a rendere tutte le zone con le stesse munizioni? Eccola. Survival horror la mia fava di questo gioco. La tigre di sabbia di Aladdin che parla, dove recuperano il tappeto. Dai, mi fa venire gli incubi quella cazzo di tigre. Erano inquietantissimi i cartoni Disney, cazzo. Very horror. Oh Gesù. Secondo me la roba più horror della vita, ragazzi, è la scena. È la scena di Biancaneve quando scappa nella foresta. Ma che cazzo mettono quella roba lì in un cartone per bambini? Ma sono matti. Porca puttana, era proprio propano per gli incubi. Cazzo di zoom sugli alberi inquietanti. Taro nella pentola magica. Però quello almeno è un po' d'archettone da sempre. Invece minchia, Biancaneve tutto patatino, non te l'aspetti quella roba all'improvviso. Thank you.
Not today, Satan! La cassetta aperta, siamo già stati qui. In realtà non si è mai buggato una volta sto gioco. È strano. Cioè, è quel gioco che ti aspetti che cazzo si bugga ogni due secondi. Invece no. Al massimo sono meccaniche del cazzo. Non mai ci sono state prima. Oppure un mostro che è rimasto fermo e non ti è venuto incontro. Ma mai bug di crash, roba. No. Ma che cazzo sta succedendo? Ma come si stava so... più zampine ora. Eccola. Lo sapevo. No, niente. Niente, ragazzi. Non ci sono bug inutili. Anche quando ti provi tu ad andare a buggarti, c'è il modo di sbuggarti. Bello che se uno entra in live adesso e vede sta scena, questa fight così, sembra un bel gioco, ragazzi. Senza che abbia visto cosa c'è prima. Fucking birthday cake!
ahead! Prendi le ma perché lui è diventato stronzo? Where's Martha? You fool. Kill me. And be done with it. Not until you tell me what you did with her. The girl is lost to you. She served her purpose. Oh, yeah. And what purpose is that? Fuck you. I'll find Martha on my own. Oh no, la final challenge. This is it, son. Last piece of the puzzle. All that's left is to close the door on your grandmother, locking her out of this world. I don't understand. Of course you understand. You've seen what happened. I tried to fight it. I wasn't strong enough. She took everything from me. Made me into this monster. It's done. Neither of us can change the past. Ending it here won't solve anything. I was weak. But you aren't. You can still end this and save your sister. I don't know how to end this. I didn't even know you existed a few days ago, much less that you were alive. Your grandmother's been using me to keep the doorway open. That's how she can influence this world. And now, I'm gonna close it for good. Salviamo l'uomo nudo pelato, dai. Just stop! I can't let you do this. You didn't deserve what happened to you. I know it was that old witch the whole time. Ha lasciato tutto il gioco che è nudo quell'uomo. Stupid call. I don't deserve forgiveness. Maybe you're right. But I know the truth, and so does Martha. Killing yourself isn't going to fix anything. You're a better man than I ever was. I'm proud of you, son. Ma forse il finale si decideva solo da sta scelta, eh? Rest easy, old man. Non ho capito, è morto lo stesso. Hold on, Marty. I'm on my way. Finale eroe. Diaz, quanto roccia di sbagliato in questo gioco.
Troppo Celenina, troppo sbagliato. Capisco che è un accesso anticipato sto gioco, però non credo che sto gioco possa venire espanso, insomma, cioè finisce qua così. Possono anche migliorare tutto quello che c'è, ma comunque rimane questo il gioco. Pesante, sì. Veronica. No, Renato Pinto. Pinto. Renato Pinto. Buoni che c'è la scena. No, non c'è cazzo. È finito così. Porco Diaz, mamma mia, non lo so, cioè, vorrei essere quello che va controcorrente e dice no ragazzi dai, non è un gioco così terribile come dicono. Ma che gli vuoi dire di bello a sto gioco? Non so ragazzi, cioè 30€. 30€ abbiamo giocato indie da 2€ più belli. Con più contenuti, con più originalità, con più modelli. Con probabilmente anche più tempo di sviluppo. Adesso voglio leggere una recensione positiva, voglio vedere chi è riuscito a vincere, ragazzi. Ero molto sconfortato dall'acquisto di questo gioco, visto che il mondo intero ne parla come se fosse terribile. Giocando ho apprezzato il titolo e mi sono fatto la mia opinione. È un horror che strizza l'occhio a Silent Hill e Resident Evil, con un'atmosfera davvero cupa. Tecnicamente Unreal Engine 5 è ultimamente utilizzato. Certo, le animazioni non sono al massimo, il colpo di occhio c'è e si vede. La storia è molto intrigante. Nella prima fase dentro la casa sono saltato dalla sedia non poche volte. Vi lascio un mio video di gameplay. Come se l'avessi guardato.
fuori tutte le recensioni. Negativo, 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 negativo. Sconsigliato, consigliato. Questo è Resident Evil se lo compri su Wish. Classica, ma fa sempre ridere. Sconsigliato, 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 consigliato. La nonna, la fisica alle tette, raccomandato. Consigliato. Oh, questo sembra serio. Buoni tutti. Allora, credeteci o meno, ho giocato questo gioco fino alla fine. E gli dèi non hanno sorriso in questo giorno. I bambini orfani hanno pianto. E così ho fatto anch'io alla fine del gioco. Nessuna chiusura, nessuna speranza, né una chiara strada davanti alla vita o nel gioco. Ho pianto sangue. Ma non la sta recensendo positivamente o sbaglio? Vabbè, ha pianto sangue, è esploso dappertutto. E poi vabbè, comincia. I'm so dulled by the experience that I didn't feel pain or hungry. Giordom, Marta, where is she? Where is my ending? Comprate questa calda merda per 24 euro, consigliato. Allora, un gioco molto bello. Ho incontrato giusto due bug, ma nulla che mi abbia fatto crashare il gioco o mi abbia fatto perdere il filo della storia. Il sound design è meraviglioso, anche se non sopporto il rumore dei tasti sulla tastiera quando lui scrive al computer. Consigliato, 3 ore di gioco. Alcune stanze sono chiuse, non ho ancora trovato le chiavi per quelle porte. Questo è il dialogo di un gioco, del gioco, 10 su 10. Tempo di gioco 0.ore. Ha visto che la scena ha chiuso e recensito. Più bello di Silent Hill Ascension. Vabbè, niente. Allora, mi è piaciuto molto questo gioco. L'inizio nelle aree forestali sono probabilmente le migliori parti del gioco, per non menzionare che c'è un cazzo di bagno. 10 su 10. 1.3 ore in totale. Sì, il gioco non è perfetto. Vabbè. Ci sono più bug in questo gioco che in un battuta. Però l'ho giocato tutto in una botta. Mi è piaciuto, non mi è veramente dispiaciuto dopo un po'. Se stai cercando un gioco con un gameplay incredibile, questo forse non fa per te. Il fatto è che questo gioco ha una trama interessante ma molto confusa. Se riesci a giocarlo evitando tutti i glitch e i bug, potrebbe crescere un po' di amore per questo gioco. E non li ho visti i bug, però non mi è cresciuto l'amore per il gioco. Sono contento di averlo giocato, non vedo l'ora di giocare il sequel. Due persone hanno trovato questa recensione divertente. Ha preso per il culo, insomma. Mi è piaciuto il gioco, la grafica è meravigliosa, anche i jumpscare, oh mio Dio, il mio cuore. Però i puzzle sono molto facili, soprattutto quello del piano. Ah no, sono tutti facili finché non arrivi a quello del piano. Ma questi qua recensiscono soltanto le prime 2 ore di gioco, figa, anzi la prima ora. Ma che nessuno che commenta tutto il resto.
Allora, e poi quando sono tornato indietro e ho trovato i numeri, mi sono preso dei jumpscare. Mi sono preso dei jumpscare e mi sono totalmente dimenticato dei numeri che avevo visto. Il che ha comportato a causare ancora più jumpscare. Spero che questa roba possa cambiare, perché altrimenti non riesco ad andare avanti nel gioco. Mamma mia! Mamma mia! Allora, non riesco a capire tutto questo odio. Questa è palesemente una lettera d'amore per la era PlayStation 2 degli horror. Compresa la merda. Ha dei momenti spaventosi molto rispettabili. Ma come il prezzo di partenza è decente? Ma sei scemo? Ma come cazzo ti permetti? Ma cioè, figa, è proprio l'ultima cosa che dovresti dire. Sì, ha qualche bug, ma sono tutti quanti perdonabili dal mio punto di vista. 7 ore di gioco, questo era finito. Figa, ci ha messo anche più di me. Ho messo il profilo di questo e vedi cosa ha giocato. Questo è americano, Final Fantasy 12, Skyrim. Anzi, il suo gioco preferito è Final Fantasy 12. È uno scrittore che gli piacciono gli RPG e il survival horror. Oh, se gli piace il survival horror. Questo vive a Dubai per dire che il prezzo è decente, probabile. O russo. No, questa è sconsigliata. Questa è consigliata. Questo è un buon gioco. La storia non è pienamente chiara, ma... Allora. Sì. Ma anche se... Vabbè. Dice, la storia non è... veramente non è chiara, ma non sono riuscito a trovare tutte le cose da leggere. Ci ho messo 8 ore a finire il gioco, proprio come la demo ha gli angoli della camera buggati e mi hanno dato il mal di testa. Il suono è buono e anche il modo in cui il gioco si presenta. Valgono i 25 euro. E ci sarà anche una parte 2, 8.5 su 10. ore in totale, quindi l'ha finito e l'ha anche ricominciato. Veramente un bel gioco, una visuale, una buona visuale di quello che l'Unreal Engine 5 è in grado di fare. Il protagonista principale mi ricorda me nei momenti migliori della mia vita. Questa non riesco a leggerla perché è talmente assurda. Cioè, è assolutamente una gemma dei videogiochi e un contendente per il GOTY 2023. Non svegliate la nonna. YOLO. 11 ore di gioco. Quattro persone hanno trovato questa recensione divertente. Non è troll, ragazzi. Dai, non è troll. Si vedono quelle troll. Questo è serio, ragazzi. Allora, questo o è serio, cioè, o è serio, oppure trolla ma per nuocere, cioè lo recensisce positivamente per incurare le persone, quindi...
Potrebbe esserci della malizia. Perché non è un troll divertente, è proprio uno che fa commenti che sembra che il gioco gli piace davvero. Allora, consigliato 11 ore di gioco in totale, pubblicazione 2 novembre, ore 18 e 45. Siamo onesti. No, aspetta. Sì, positivo. Per la musica, non per il gioco. Quindi ve lo raccomando, solo per la musica e forse. Perché forse in futuro potrebbero migliorare le meccaniche. Siamo onesti. Al di là del suono, il resto non è buono. L'intro è sicuramente grandioso. Il primo livello nella casa è molto carino, però, cazzo, una volta che arrivi nella foresta. E poi, the game shows. Ah, poi il gioco mostra tutte le sue debolezze. Ti continuano a lanciare mostri a dismisura. In una foresta che è davvero noiosa. È un corridoio. E la sensazione che ti dà nel sparare ai mostri è terribile. Il sistema di mira è frustrante e il feedback d'impatto è così debole. Quindi corri, già strano. Ah, quindi corri via dai mostri. Perlomeno nei livelli in cui puoi farlo. Poi, una volta che arrivi al primo boss, cazzo che disastro. Il glitch del boss. C'è qualcosa che glitcha molto. Probabilmente hai bisogno di. Probabilmente hai bisogno di colpirlo in un certo ordine per sistemare la mira. Questo non lo capisco. Visto che le sue animazioni sono già molto rotte. Il mostro salta di qua e di là, ti blocca, blocca la camera, è noioso, è terribile. Non dovrebbe essere nel gioco, è una vergogna. Ma il primo boss? Faceva schifo al cazzo il primo boss, era scarsissimo. Poi hai il resto del gioco dove hai bisogno di uccidere i mostri. Quindi non è buono, neanche adesso, visto che il sistema di combattimento non funziona bene. Ma comunque. Non diventa mai brutto come la prima boss fight, che era solamente noiosa. C'è Naco, ma qua si chiama Nightwolf, Nightino. Sei tu? Quindi perché sto raccomandando il gioco? Perché la musica è davvero fottutamente bella. Io sì, mi denudo per i giochi che hanno una grandiosa musica e mi piacciono i giochi horror, però questo, beh. Così com'è, non è un buon gioco, però la musica. Quindi è un gioco budget. Compralo quando è in sconto, ascolta la musica e spera che il gameplay per quando lo giocherai sarà aggiustato e molto più tollerabile. I giochi horror meritano di meglio, però la musica, wow. Era così bella la musica. Intende colpa testa non sempre funziona, non so. Però non mi è sembrato. Boh. Gli è piaciuta la musica secondo te? Non lo so, l'ho visto titubante riguardo alla musica. Ha parlato bene di tutto tranne quello. Strano. Allora. Prodotto ricevuto gratis, Mad Myers, 5,5 ore in totale. Non riesco a capire perché tutto questo odio. Sì, ha i suoi problemi, ma il gioco non è comunque rotto. Io non ho avuto problemi di performance del gioco, ad eccezione di quando si scatena la tempesta all'interno della stazione di servizio. Non è di certo un nuovo Silent Hill. Ma è il primo Stray Souls. Mi è davvero piaciuto giocarlo e spero vivamente per la seconda parte. Voti positivi per
Storia interessante, buona grafica, bei puzzle, Silent Hill vibes, musica e suono. Voti negativi per la camera angle. Alcuni jumpscare me li sono perso perché c'era Daniel, c'erano i piedi di Daniel o la sua schiena che coprivano il jumpscare. Daniel si blocca su ogni foglia. Ed è veramente noioso quando devi combattere all'interno dei boschi. La foresta è un pochino noiosa perché sembra sempre la stessa cosa ancora e ancora. Non lo so. Nessuno mi ha convinto, ragazzi. Comunque le recensioni italiane sono solo quelle, le prime che ho letto e basta. Cioè, sono due le recensioni italiane, però una è sconsigliato e c'è scritto horrendous. E l'altro è quello di... quello che aveva lasciato il video di gameplay. non lo so. Allora, considerando questo, ragazzi, che di solito il prezzo di un gioco in Early Access non è il prezzo finale di quel particolare prodotto, vuol dire che se questo gioco continuano a lavorarlo fino a farlo uscire come loro credono che sia completo, probabilmente il prezzo aumenterà ancora di più. Quindi, il punto è, ragazzi, che per loro quello che c'è attualmente in questo gioco vale 30 euro. Quello che abbiamo giocato fino adesso vale 30 euro, così com'è. Non so, 30 euro perché 30 euro è il prezzo di quando il prodotto sarà finito, no, perché nessuno ragiona così quando fa i giochi ad accesso anticipato. Tutti i giochi che arrivano alla versione 1.0 hanno avuto anche un aumento di prezzo. Quindi, alla luce del fatto che io devo valutare quello che ho visto, che costa 30 euro, io mi sento un pochino preso per il culo, un pochino. Non dico tanto. Non dico che io gli ho dato tutti i 30 euro perché mentirei, l'ho preso con le key a poco meno della metà del prezzo. Mi sento comunque truffato perché manco 15 euro comunque vale. Fosse stato un gioco da 5, 7, 8 euro, anche 10, dai. Però sto gioco non ha innovazione di nessun tipo. Non ha innovazione di nessun tipo. Non ha nulla di proprio. Forse qualche modello di qualche mostro l'ha fatto lui, ma non ne sono sicuro, perché probabilmente forse quei modelli non li ho ancora visti in altri giochi, ma per 2-3 mostri sono sicuro al 100% che sono asset riciclati, anche il moveset e tutto. Praticamente lui ha assemblato un gioco usando dei pacchetti gratuiti che c'è con la Real Engine, ragazzi. Comunque il team non era da piccolo indie. Ed è ancora peggio, perché non è veramente sviluppato sto gioco. Cioè, hanno usato solo roba gratuita che ti danno insieme alla Real. Non lo so. Comunque il 22.9% delle persone che hanno comprato il gioco l'hanno finito, il resto l'hanno droppato. Quindi meno del 25%. O aspettano di giocarlo più avanti, probabilmente. Oh.
Poi la narrativa praticamente solo in note è veramente un'idea di merda, soprattutto se loro sparano note lunghe 8 km senza che le cazzi in la storia ti invoglia a saperne di più. Non hai proprio voglia di leggere nulla di sto gioco, delle note, mi dispiace. Probabilmente se le leggevamo forse c'era di più nella lore, nella storia, non lo so. E neanche il finale ti invoglia a vedere altro. Cioè sì, è sparita sua sorella, ok, beh. Cioè se vuoi mettere le note devi farlo a pezzi, cioè devi mettere noticine piccole da una paginetta ogni tot tempo, non che per 20 minuti di gioco non metti più nessuna nota e poi ne spari una da 8 pagine. Così non si fa, non si fa, bisogna saperle, soprattutto basta note del cazzo che non ti dicono nulla. Madonna, in quanti cazzo di horror ci sono che ci sono soltanto quelle note lì per farti sembrare il gioco in un contesto reale? Ma poi cazzo, nel contenuto di quella nota non ti aggiunge nulla alla trama. Che palle. Che palle, ma se mi devi narrare il gioco sulle note, almeno che siano tutte legate alla trama in qualche modo. Bah. E poi c'è una sola arma in tutto il gioco. E il roll è brutto da vedere, ma non mi dispiace come meccanica di schivare i nemici così all'ultimo momento e sparargli. Ah, poi non si possono settare i comandi a mano nel joystick nemmeno nella tastiera. I comandi che ha scelto lo sviluppatore sono quelli, non te li puoi mappare tu. La stabilità del gioco più o meno c'è, non è che lagga tanto. Non ci sono stati rallentamenti. E non ho visto bug, cioè almeno di quello che hanno aggiunto fino adesso non sembra abbiano corretto tutti i bug. Che non abbiamo mai beccato uno. Ma non è nemmeno un gioco bello. Ecco, una cosa molto figa. Una cosa molto figa che mi stava piacendo molto del gioco è quando vai nell'attico della vecchia e c'è il libro satanico. E puoi scrollare il libro, ci sono proprio pagine di rituali di Sant'Anna, ma non disegnati alla cazzo, cioè proprio belli, scritti, dettagliati, coi disegni così. E poi di quella roba lì non se ne parla, se non nelle note. Cioè sembrava importante quel cazzo di libro, invece è un file buttato lì così che puoi sfogliare e vedere. E basta. Cioè, in quanti cazzo dei giochi ci sono sti cazzo di libri magici, di streghe e roba? Cioè, cazzo, anche in Corpse Party, il fottutissimo Book of Shadow. Bella la copertina, sì, ma non mettimi 2-3 pagine che voglio vedere un po' di illustrazioni sto cazzo di libro. Fammi, che ne so, una fottuta action figure che posso muoverlo e vedere le pagine. No, no, non lo vedi mai il Book of Shadow. Qua avevano fatto il libro satanico, lo potevi sfogliare. E c'era una quindicina di pagine buone. Però non serve un cazzo, cioè non è collegato alla trama fino a un certo punto, solo per farti capire che la vecchia è amica di Sant'Anna e basta. Fa caso, un salvo secondo me piuttosto metti una schivata. Vabbè, quella di Jill, dai. Poteva fare che magari il roll si attivava solo se lo premevi in un giusto tempismo, quello sì. Ma dai, che gli stai mettendo. Cioè, gli stai puntando un fucile, Ciro. Figurati se questi qua riescono a svilupparti una roba del genere. È utopia per queste persone. Già quella di Retre non è che funziona proprio benissimo. Però è una bella meccanica. Se qualcun altro la prendesse in mano e la lavorasse un po' meglio, sarebbe male. Perché non è come il coltello di Re 4. Il coltello, tu basta che sei dritto e premi il tasto al momento giusto, il parry lì non te lo fa sempre. Ma la schivata è diversa, perché la schivata
devi sempre creare un'area dove hai abbastanza spazio per rollare in maniera tale che il personaggio non viene colpito anche se è riuscito a schivare. Cioè, è già più complessa la schivata, c'è bisogno di più lavorazione anche per il mondo circostante, quindi se gli metti una roba del genere ad uno sviluppatore indie impazzisce. Quindi dai, il roll potrebbero farlo visivamente più bello, però non mi dispiace la meccanica, dai, è una schivata di Jill un po' grezza. Però è anche palloso quando in un gioco non puoi farla, anche se è un survival horror. Cazzo, spontaneamente un personaggio se c'è il mostro davanti deve poter fare una schivata, un buttarsi per terra, una roba del genere, quindi è bello, sarebbe bello che ci fosse in ogni gioco. Non ti dà quel senso di impotenza, insomma, quindi non è. Secondo me è carina la cosa, però è molto grezza. Grezza è brutta da vedere perché ti zooma la telecamera quando la fai, cazzo. All'inizio, quando la facevi le prime volte, ti clippava, ti usciva dalla webcam, vedevi il piede di Daniel che usciva dallo schermo e tutto. E lì no. E lì no. Ah boh, sentiamo se c'è Vannina allora, dai.